Eccoci giunti ad una nuova puntata della rubrica Algoritmi in C. Oggi ci occuperemo di capire come funzionano gli algoritmi di forzatura delle password basate su attacchi a forza bruta, cercando poi di analizzare approssimativamente il carico di lavoro e il tempo necessario al variare del tipo di password. Buon divertimento! Ed eccoci al nostro programma. Vediamo che chiama semplicemente tre funzioni, una per l'impostazione della password e due per la decifratura della password. Si tratta di due algoritmi differenti, vedremo in che modo. Per l'impostazione della password abbiamo anche qui due opzioni, la richiesta diretta da parte dell'utente o l'impostazione attraverso una richiesta random al sistema. Abbiamo definito max come 1 miliardo per rimanere comunque entro i limiti dell'intero lungo, quindi di 64 bit. La prima funzione è il fatto che leggere, esegue un loop su tutti quanti i numeri compresi fra 0 e max, e nel momento in cui troviamo il numero usciamo e abbiamo trovato il numero stesso, quindi a questo punto possiamo tranquillamente dire il numero, la password è stata decifrata. Ma esiste anche un altro modo: trasformiamo in questo modo la password in una stringa e poi controlliamo la lunghezza della stringa e per ciascun elemento, per ciascun carattere, controlliamo se la nostra stringa corrisponde a una cifra che va tra 0 e 9, cioè tra carattere hash 48 e 58. Se è vero, allora inseriamo il nostro risultato in posizione I e andiamo alla successiva saltando il secondo ciclo, altrimenti continuiamo a cercare per tutte quante le cifre. Ovviamente ad ogni ciclo interno incrementiamo il nostro contatore, loop, e per ogni ciclo esterno incrementiamo il numero di lettere per avere un riscontro finale. Alla fine scriviamo la stringa di risultato uguale a S, che corrisponde al risultato, effettuati LLI loop, cioè il numero di loop che sono stati necessari per decifrare la nostra password, numero di cifre che corrisponde al contatore, per dire questa variabile è stata incrementata tante volte quante sono i caratteri della password. Questo programma, particolarmente semplice, si presta ad essere esteso. Se ad esempio, infatti, qui inseriamo un numero intero lungo, quindi fino a 263 meno 1, o 264 meno 1 nel caso dell'unsigned, inserissimo una stringa o facessimo creare al computer una stringa randomizzata di n caratteri, il programma continuerebbe a funzionare con l'unico accorgimento di cambiare la ricerca tra 48 e 58, vale a dire i numeri, la ricerca che parte dai caratteri stampabili, quindi tra 32 e 128 ad esempio, o semplicemente eseguire le selezioni tra le cifre, le lettere maiuscole e le lettere minuscole all'interno della tabella hash. In entrambi i casi avremo questo break interno al ciclo che ci permette di uscire dalla ricerca non appena la lettera o il numero è stato trovato. In questo caso non abbiamo bisogno di eseguire n cicli per m cicli, ma possiamo uscire fuori molto prima, ovviamente n per n mezzi, e avere comunque il risultato definitivo. È evidente che n per n mezzi a livello di O grande corrisponde a n per n, però
rimane il fatto che il controllo della nostra password, dal momento che si tratta di operazioni abbastanza rapide, risulta abbastanza veloce anche per password, come abbiamo visto, lunghe 10 caratteri. Come abbiamo visto, al crescere dei simboli della nostra password aumenterà la sua sicurezza. Ma con quale funzione? Esistono sul web dozzine di schemi simili, che poi a un'analisi più approfondita appaiono completamente sballati. Gli schemi che presentiamo qui, ad esempio, pur avendo etichette simili tra righe e colonne, hanno una deriva numerica incredibile. Ciò è dovuto a diversi fattori, la congettura di Moore, che vede la velocità dei sistemi di calcolo aumentare di anno in anno, l'utilizzo di algoritmi di calcolo parallelo che accelerano notevolmente la ricerca, venendo eseguiti contemporaneamente su migliaia di processori, e l'utilizzo di euristiche, vale a dire aiuti logici che eliminano dalla ricerca una notevole parte di password più comuni utilizzati dagli utenti e che spesso riescono a trovare la password esatta prima ancora dell'attacco a forza bruta. Facciamo due conti. Se la password è numerica ed è composta da un carattere, avremo 10 possibilità. Se è composta di caratteri alfabetici, minuscoli, avremo 26 diverse posizioni. Se è composta da caratteri alfabetici maiuscoli e minuscoli, avremo 52 possibili risultati. Se infine è composta di lettere e numeri in qualsiasi combinazione, abbiamo 62 diverse disposizioni. Quindi, se la password è composta di due caratteri diversi, avremo nel primo caso 10 possibilità per il primo elemento moltiplicato 10 possibilità per il secondo, quindi 100 combinazioni diverse. Nel secondo caso abbiamo 26 possibilità per il primo elemento moltiplicato 26 possibilità per il secondo, 676 combinazioni diverse. Nel terzo caso 52 possibilità per il primo elemento moltiplicato 52 possibilità per il secondo elemento, 2704 combinazioni diverse. Nel quarto caso, 62 possibilità per il primo elemento moltiplicato 62 possibilità per il secondo, con un totale di 3844 combinazioni diverse. Il foglio elettronico mostra la crescita combinatoria dei casi possibili al crescere del numero delle lettere presenti nella password. La formula generalizzata vale numero di simboli presenti elevato al numero dei caratteri della password. Il quarto caso, 62 caratteri, con una password di soli 8 caratteri, richiederà 200.000 miliardi di confronti. Auguri!